punto guadagnato, punto Beh, come hai detto tu adesso, togliendo gli ultimi fino a 5 minuti dalla fine, ti dicevo 2 punti persi, con la grande occasione che hanno avuto anche loro, che abbiamo concesso noi, a, diciamo che un pochino ha ribilanciato la situazione. Non ho chiara l'occasione, quella, se la ripallata Tumbarello, quell'occasione di Tumbarello che ha calciato forse su Costantino, sembrava un giocatore del Pineto, però vabbè, abbiamo fatto secondo me molto bene la prima parte del secondo tempo, 20-25 minuti. Sarà una partita tosta contro una squadra comunque sia organizzata, che ha anche delle individualità. Siamo un percorso di crescita che è partito un po' tardi. Costantino ha dato l'anima, ma si vede che non è ancora in condizione, però ha dato l'anima. Diciamo, ci prendiamo questo punto, era la prima partita, c'erano parecchi debuttanti, Antonio ha fatto una gran partita, Palmisani è un debuttante, Frison l'anno scorso giocava in Serie D, Giacchino giocava in Serie D. Ogni tanto bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, però questa volta nel bicchiere mezzo pieno non mi ci affogo, nel senso che io lo vedo mezzo pieno, però poi bisogna andarci adagio. Quindi prendo tante cose positive, dobbiamo migliorare sicuramente, eravamo un po' contratti all'inizio. Però come hai detto te, tutto sommato l'ultima occasione, diciamo che il rammarico l'ha tolto un po'. Ha tolto un po' di rammarico perché potevi subire la beffa finale. Una valutazione delle due partite ufficiali, Vercelli e Pineto, perché all'inizio dai, hai visto dei segnali di miglioramento e quali, tra quelli, al di là del risultato, possiamo dire. Ma dai, a Vercelli eravamo molto rimaneggiati, quindi è tornato Tumbarello che è stato fermo 20 giorni, quindi anche lui la condizione non è massimale. No, ho visto una squadra più propositiva, potremmo fare molto di più, però come ho detto prima, bisogna anche essere oggettivi e valutare, analizzare quello che è il percorso di questa squadra in questo momento. Quindi tutto sommato, sì, c'è un po' di recriminazione per quelle occasioni che abbiamo avuto, soprattutto la palla di Fedato, che ha fatto un ottimo secondo tempo, il primo tempo è stato un po' contratto, però ripeto, mi è piaciuto lo spirito di questa squadra, molto umile, una squadra però consapevole che vuole venire in ogni campo a vincere, riconoscendo anche però dei limiti che abbiamo e dobbiamo cercare di migliorare di settimana in settimana.